Amiga ciurma! Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio. Io sono Mazzetes e, come potete vedere, la Spagna si è messa un po' in qualche guaio, eh? Giusto un po', eh? Cioè, su tre nazioni che ci sono, è in guerra con tutte e tre. Quindi io direi, perché non andare a massacrare la Spagna, no? Allegramente, proprio così gigiosamente. Seguiamo dei francesi così a caso. Tra l'altro, devo dirvi una cosa. Se per caso avete questo gioco, non sbagliatevi mai nel cliccare al posto che carica partita, fare gioca partita. Perché ci perde 300 secoli? Ma su serio, su serio, c'è proprio un'eternità immensa tra cutscene skippabili, ma che ci mettono un sacco a skipparsi. Cose che devi accettare comunque. Cioè, nel senso, non puoi tornare indietro. A meno che non chiudi drasticamente il gioco. E quindi bisogna sempre fare attenzione e non lasciarsi mai distrarre. Qua è pieno di francesi che vanno in giro a fare commissioni, non lo so, andranno a fare la spesa. Ehi! Buenos dias. No, 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 sto scherzando, lo so che siete in guerra con gli spagnoli. Se ti piglio, se ti piglio, se ti piglio. Ci proviamo? Proviamoci, noi siamo dei pro, ragazzi. Speriamo. Speriamo sufficientemente pro da. Ma perché sei così lento oggi, Sid Meier's? Damose. Cribbio. Ecco, andiamo con le palle a mitraglia se ci riusciamo. Ok, ottimo lancio. Perfetto. Ci hanno tipo pigliato al pelo. Vediamo, 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 vediamo. No, 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 no. Fuoco di bordata proprio. No, mancato in pieno. Ci conviene assaltarli ora prima che ci lasci, ci abbandoni la nave. E beh, Cribbio, così siamo contro vento. Oddio! Siamo sopra. Siamo sopra. Allora, dobbiamo mantenere la calma. Tenerci bene pronti. Quanto è lungo sto caricamento del Kaiser oggi? Non lo so. Popobo. Ehi! Sveglia Bauki! Bauko! Ok. Ci siamo. No. Just kidding. Ehi! Hey. Ok, spada lunga. Di notte pure! Che spettacolo, ragazzi! Aspettatemene delle belle! Chi di sotto ferisce, di sotto perisce. Ma avevo parato, porca d'una miseria. Qua ci stanno a frega.
ragazzi, Alpe, ma proprio millimetro. C'erano rimasti tipo 22 soldati, una roba del genere. Cioè, oddio. Forse abbiamo bisogno di un po' di ciurma, effettivamente, nonostante siano tutti così tristi. Sono rimasti in 56, benvenuti a bordo, ragazzi, per forza. Mi spiace, ma è morta troppa gente. 60 tonnellate di cibo, 15 di articoli di lusso e 30 cannoni. Vabbè, prendiamo tutto, non è che sia chissà che cosa, ma ci siamo favoriti un po' tutto il mondo, tipo. Se guardiamo la mappa, c'è qualche... No, là ci sono dei... Tizi a caso, forse ci conviene tornare a Nouveau-Paris. Quindi invertiamo la rotta e torniamo a Nouveau-Paris per almeno cercare di avere una qualche promozione. Perché scadono le cose dopo un tot, cioè nel senso se non lo dici dopo un po', sparisce il fatto che hai distrutto quelle tali navi e ti fete tanfete. Quindi hai bisogno abbastanza di dirlo in fretta ai vari governatori in modo da avere in fretta dei premi, diciamo. Qua però forse è solo un insediamento. Infatti c'è solo il sindaco, non c'è il governatore. Ah, il governatore di Florida Keys. Vabbè, potrebbe tornarci utile. Adesso vediamo se per caso... Vabbè, popolazione 800, non è che... Infatti non c'è un cane là. Una mappa segreta, perfetto. Cos'è che... Ah, Chance di Puerto Principe. Ok, ma niente di particolare. La figlia di Florida Keys non è granché. Mercante, andiamo a liberarci di tutto questo ambaradan di cui non ci facciamo niente, ma costa un case di nulla. Vabbè, articoli di lusso li vendiamo perché va. Cioè. Ah, non ha più soldi sto pezzente. Vabbè, senti, maestro Dasha, riesco a venderti quella baracca là che abbiamo recuperato dagli spagnoli? Sì, vale niente. Però sì. Qua lo ripariamo. Non può upgradare un Kaiser di nulla. E salpiamo. Andiamo sto giro verso Florida Keys a trasportare questo governatore. Florida Keys dovrebbe essere tipo in questa direzione, credo. Ah, non è neanche tanto lontano. Dovrebbe essere quella là. Wei. Dobbiamo bloccare questo brigantino spagnolo qua. Prima che ci sfasci del tutto. Andiamoci dritti così perché altrimenti la vedo un po' un casino. Nel senso che o tiriamo giù il capitano in fretta o tiriamo giù il capitano in fretta. Non abbiamo altre possibilità. Attacco solo di dritto perché gli altri schivano più facilmente. Cioè. Ah, l'ho tirato giù schivando. Boh, no, boh, non mi è stato molto chiaro. Però l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Speriamo di recuperare anche qualche ciurmaiolo qua. 15, sì. Benvenuti a bordo, ragazzi. Big money. Prendiamo tutto. Teniamo anche quella. E andiamo qua. Così se gli spagnoli. Cioè, i francesi ce ne. Diranno delle belle, nel senso ci diranno: "Yeee, siete troppo sexy perché è arrivato il go nuovo governatore e ben distrutto. Allora, hai catturato. Ma scusa, non è ancora arrivato il tizio. Ah, non era ancora arrivato il tizio. Adesso ci promuovi? Oh! Vi promuovere il barone, congratulazioni. Di conseguenza sarà molto più facile equipaggiare equipaggi nei porti francesi. Io ci provo, dai ragazzi, proviamoci. Questa qua è tipo la più sexy di tutte quelle che ci siano, di figlie dei capitani, dei governatori, e quindi ci sta, diciamo.
No. No, ragazzi, la vedo molto dura. Ma perché non dice neanche un Kaiser? Va troppo veloce sta roba. No, non lo so. Ah, no, infatti. Infatti, abbiamo fatto schifo come una scusa. Ma è difficilissimo ballare. È una delle cose più difficili. 15 uomini, sì, per forza. Ma non ho voglia di secollare. Che poi alla fine, dai, non ti dicono un Kaiser. Oh, sciocchezze. Sono un barone però, cioè. Ah, ma che triple. Ok, vabbè, ma non mi interessa ora. Più che altro, mercante. Bel bimbo, comprami un po' di robetta. Tipo, un fottio di cannoni? Tipo che se ne ho 80 mi bastano e avanzano. E tipo qua, 50 mesi. Cosa vuoi che ce ne facciamo di cibo per 50 mesi di viaggio? Cioè, son morto tra 50 mesi. 35, vai, 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 vai. 24 mesi bastano, dai. 24, dai. Maestro Dasha. Vediamo il principe d'Asturias e direi che possiamo salpare e andare, boh, da degli spagnoli. No, andiamo dagli olandesi. Magari dagli olandesi troviamo qualche spagnolo da picchiare. E magari ci promuovono anche loro a baroni. Così diventiamo ancora più OP. Spagnoli, cosa vedo nei miei occhi? Sono degli spagnoli. Andiamo a spaccare loro la faccia. Chissà cosa c'è dopo il barone. Cioè diventiamo tipo governatore a un certo punto. Chissà. Ah no, trasporto truppe non ci conviene. Dai, prendo una spagnola. Sì. Andiamoci addosso. Wei 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 wei
E buonanotte, c'è un decimato l'equipaggio qua. È meglio caricarli a sto punto. Carichiamoli e speriamo che il loro tizio non sia uno particolarmente tosto. Yeah! Perfetto! E ragazzi, anche questa è andata. La nave nostra. Sì, 14 marinai, ci serve un sacco, un po' di oro. Prendiamo tutto, è roba inutile, la teniamo. E direi che andiamo a questo punto da. Dagli olandesi. Vediamo un attimo come stanno. Dovrebbero essere da queste parti, vediamo un attimo. Dov'è che sono? Ah, sono là sotto, a Eleutera. Ma tanto non so neanche quanti ne sono rimaste di olandesi, eh. Perché non è che sono più da tante parti, è forse solo da Eleutera. Possibile?
Non li vedo da altre parti. Sono rimasti solo là, forse. Sono rimasti solo a Eleuterra. Oddio, poveri olandesi. E allora dobbiamo per forza andare a Eleuterra. Speriamo di trovare qualche cosa prima che spariscano del tutto gli olandesi, che vengano eliminati dalla mappa. Tra l'altro gli olandesi sono in guerra sia con gli spagnoli che con i francesi. Credo che se la vedranno un po' brutta, diciamo. E l'equipaggio è scontento. Ma porca miduna miseria, stiamo facendo soldi a palate. 27.000, cioè... Pff. Oh, sono mai contenti, sono mai contenti. Andiamo giù dalle parti di Eleutera. Jamestown. Contrabbandiere francese. E sì, qua stiamo andando anche controvento, quindi è un casino unico. Dai, Eleutera, Eleutera, Eleutera. Eleutera. Speriamo che resti libera, nel senso che resti olandese. Dove deve essere queste parole? Ormai ci siamo. Ci siamo quasi. Buonanotte, ci siamo quasi. Dobbiamo andare ancora in giù e a destra. Qua se non altro avanziamo leggermente più velocemente. Oh, là. Dove va quel tizio contro gli inglesi? Povero porto olandese, quindi vuol dire che cioè sono messi malissimo. Unità di invasione, oddio, ce la siamo persa. Addio, non esistono più gli olandesi, ragazzi. Non esistono più gli olandesi. No, bella, scusami, ma... no, ragazzi, forse è meglio di no perché... Ma sì, raccontami tutto, ma non me ne frega un Kaiser di San Martin. Ah no, San Martin! Ci sono ancora olandesi! Possiamo ancora sperare! Ah, quella è quella che abbiamo incrociato prima. Sì, è una vera bellezza, ma io non so ballare, mio caro. Il mercante, andiamo dal mercante, vendiamo un po' di... Psh, cibo, costa un Kaiser. Cannoni costano. Vediamo un po' di cannoni. Così. Bene, maestro Dasha, possiamo vendertela? Sì, possiamo fare amac triple. Sì, facciamo amac triple. Facciamo amac triple. Ripariamo, perché ripara? Anche questo? Beh, noi amacchiamo triple, triplo tutto. E salpiamo. Dov'è che ci ha detto che c'è, ci sono quei. Quegli olandesi? Qua. Qua, 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 qua. Ameland, vicino a Port Royal. Allora facciamo che scendere a sto giro. Scendiamo giù allegramente. Oppela! Però io direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Se volete scoprire che cosa troveremo e se esisteranno ancora quei poveri olandesi nel profondo sud, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace se per caso il video vi fosse piaciuto. E sono diretti a Eleutera, ma Eleutera non esiste più, caro. Cosa succederà? No, salpiamo. Scusate, voglio vedere cosa succede. Sono curioso. Se lo prendono? Ah no, sono diventate truppe francesi all'improvviso. GG. Ciao a tutti, ragazzi.